Buongiorno a tutti. Allora, adesso vi mostro come fare la borsina che avete visto in copertina. Ci serve una sagomata, poi la faremo col colora, color marmotta e il color nocciola. Ci servirà una chiusura, io ho scelto questa qua, due ponticelli, una pinza dopo per chiudere i ponticelli e questo bellissimo manico. Manichetto tutto in pelle, lo trovate sullo shop di Tre Sfere. E dimenticavo un cacciavite per la chiusura e la cosa più importante più basilare, un ago tirafettuccia e l'uncinetto del 2,5 chiuseremo alla fine. Allora, la prima cosa che facciamo, io per agevolarmi un attimo, ho già fatto un tagliettino al centro della sagomata, tagliate 1 2, 3, 4, 5 quadretti, poi scendiamo, scusate, di 2, così creiamo il buchino dopo per la chiusura. Così, non so se si riesce a vedere. Ecco qua. Così abbiamo creato, oh scusate qua balla tutto come sempre, abbiamo creato il nostro buchino per dopo la chiusura. Allora adesso iniziamo a ricamare la nostra borsa. Eccoci qua, io ho già iniziato, ho fatto la prima F, dovete partire dal sesto quadratino, 6 di qua e 6 di là e cominciare a fare la prima. Poi saltare un quadratino e fare la seconda. Allora, per fare la F, vabbè, il punto croce, cominciamo con 4 punti, 2, 3 4. Scusate, mi si è un attimino sfilato. Poi torniamo indietro e 4. Torniamo indietro, così formiamo la croce. Perché la F è formata da 4 stanghettine, io le chiamo stanghettine, la prima, poi adesso vi faccio vedere un altro punto croce, diciamo singolo. Da solo, poi al terzo in giù ne facciamo 3 orizzontali, 2 3, torniamo indietro. E dopo ne facciamo 4 verticali, che praticamente la nostra F è compresa da 4, 3 e 7. Buco, beh, capita, torniamo indietro. Comunque, 7, avanziamo 2 e andiamo avanti così. Poi dobbiamo riempirla tutta, sempre con lo stesso modo, con tanta pazienza, molta pazienza, la riempiamo tutto. Praticamente dopo ci risulteranno le 4 F, 1, 2, 3 e 4 in verticale e 4 in orizzontale. E lo stesso dall'altra parte, tanto non possiamo sbagliare perché contiamo sempre 6 quadretti e partiamo. Ci vediamo quando abbiamo tutto ricamato le F e riempita la borsa. Buon lavoro. Eccoci qua, tornati. Allora, la borsa, spero che anche voi l'avete ricamata. Una volta tutta ricamata, facciamo un perimetro
di maglia bassa con l'uncinetto 2,5, cosa che io ho già fatto, e si presenta così. Adesso cosa dobbiamo fare? Metteremo i ponticelli. Qua. Ecco, né troppo bassi né troppo alti. Poi con la sua blocchiamo con questi. La pinza che vi dicevo che serve per chiuderli. Uno di qua. Sì, ci sono un po' di nodi, ma non facciamoci caso perché tanto dopo la foderiamo non si vede più niente. Lo stesso questo, prendiamo la misura giusta, vediamo qua, quadretto, e questa dovrebbe essere giusta. Ci mettiamo la sua fettina e chiudiamo bene. Uno e uno, due. Poi andremo a mettere la seconda parte della la chiusura, la metteremo dopo perché dobbiamo metterla sopra la fodera. Perciò facciamo. Oh, scusate, mi balla sempre. La proporzione della borsina e la sua chiusura la metteremo praticamente in mezzo alle due F. Spingiamo un pochino. Scusate, in modo di farla uscire bene. Uno di qua e uno di qua. Perfetto, controlliamo che sia dritta. Perfetto. E andiamo a francarla anche questa. Così almeno dopo. Siamo sicuri che non è, scusate qua, opa, che non si muova più la nostra pinza. Ecco, vabbè, dopo mettiamo. Ok, allora adesso dobbiamo procedere a fare una fodera. Io ho già preparato una fodera con del feltro perché si sa quando si lavora, specialmente rimangono dei nodini che dopo voi potete anche foderarla un'altra fodera sopra. Però se volete fare solo una fodera, dovete farla un po' pesantina in modo che al tatto della mano non si sentono i nodini. Se no io vi consiglio un feltro non tanto pesante, leggero, e dopo potete procedere a foderarla, che perlomeno quando si mette la mano dentro c'ha una bella sensazione. Allora, adesso dovremo mettere la seconda chiusura. La seconda chiusura, prendiamo il pezzettino sopra, così, qui ho fatto dei buchini che però non è tanto semplice alle volte. Non so se riuscite a vedere. Ecco. E dovremmo metterci le nostre, mettere questo sopra. Qua ci ho messo, avevo fatto il buchino, magari col cacciavite fate così, e ci mettiamo la nostra vitina. Qua c'è sempre un problema. Problema mio, problema di vista. Cerchiamo l'altra. Ecco, adesso mettiamo anche questa. Perfetto, è entrato. E adesso andiamo a cucirla, la dobbiamo cucire tutta intorno. Una volta che avete, vedete, che avete cucito la fodera, dopo andiamo
ad assemblare tutta la borsa. A dopo. Eccoci qua. Dopo aver foderato la borsa, adesso andremo a chiuderla tutta. Allora, io inizio da qua, prendo il filo e lo affranco. Dopo andremo anche a tagliare eventuali residui, diciamo. Allora, a me piace cucire in questo modo. Prendo tutta la catenella. Potete anche cucirla con l'uncinetto, per carità. Poi prendiamo la catenella dell'altro. Non so se riuscite a vedere. La catenella di qua e la catenella di là. Così, tipo una lisca di pesce. Uniamo bene qua. Continuiamo fino a qua e poi proseguiamo qua. Adesso ci vediamo dopo quando arrivate lì. Sono arrivata alla fine del primo pezzo, tiro fuori il filo e lo affranco. Lo tirerò fuori ancora di qua, tanto non si vede, però sono un po' più sicura. Lo faccio ripassare. E possiamo tagliarlo. Dopo andiamo a nascondere ancora meglio. Adesso procediamo lo stesso da qua, nello stesso modo. Franchiamo il filo così. Prendiamo le due catenelle, queste due qua. Le e anche quella di qua. Così. E adesso continuiamo. Catenella del laterale di là. E catenella del frontale di qua fino alla fine. Ecco, farò lo stesso da questa parte, però da questa parte partirò dal fondo, prenderò sempre la catenella da una parte, la catenella dall'altra. Catenella di qua. Catenella di qua. Poi fino ad arrivare alla fine qua, dove c'è un po' più in alto del ponticello. Vi faccio vedere ancora, è facilissimo, la catenella, l'altra catenella. Così si forma una, io la chiamo l'isca di pesce, qualcosa del genere, mi sembra molto più carino. E procediamo così fino alla fine. Eccoci qua, una volta cucita, ci rimane solo di mettere questo fantastico manichetto. E che vi devo dire? Che per me è una meraviglia. A me piacciono le borse piccole,
piccine ed è veramente fantastica. E vi dirò che anche col feltro mi piace. Il video non sarà perfetto, però se avete bisogno di qualche domanda, qualcosa che non avete capito, sono a disposizione. Alla prossima. Ciao.